L'idea è nata in maniera abbastanza casuale. Devo dire che come ex nuotatore agonistica o nazionale giovanile di nuoto ho proseguito sempre poi a nuotare anche dopo, soprattutto in estate. E mi trovavo ogni estate in un bellissimo mare a nuotare da solo. E mentre nuotavo dicevo, ma sarebbe carino trovare un'app, qualche cosa che mi permette di mettere la mia posizione e dire, boh, io dall'8 di agosto al 18 di agosto sono in questa spiaggia qua e tutte le mattine voglio nuotare. Nuoto normalmente sui 2 chilometri, se c'è qualcuno che vuole nuotare con me, io sono qua. E ne ho parlato con i miei soci della Rara Nantes Torino, anche loro tutti ex nuotatori, adesso dirigenti di nuoto, dirigenti di una società sportiva gloriosa come la Rara Nantes. E da lì è nato poi una serie di connessioni mentali, idee, sogni, molti anche allora un po' utopistici, e abbiamo detto benissimo, fondiamo TuSwim, fondiamo una società che possa permettere che sia un libero pensatoio per creare una community del nuoto, per creare un ecosistema dedicato ai nuotatori e dedicato a tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo del nuoto. L'essenza di TuSwim è quella di permettere a tutti quanti di adottare come stile di vita il nuoto. E può sembrare un obiettivo, una filosofia un po' troppo alta, ma in fin dei conti entra nei bisogni di tutte le persone. Il nuoto è uno sport che è concepito come uno sport individuale, dall'esterno. Il nuoto non è uno sport individuale, è uno sport che sì, viene effettuato al mare, nei laghi o soprattutto nelle piscine, e normalmente viene fatto a volte da soli, e quando sei in vasca e vai avanti e indietro sei da solo. Ma non è questo, perché anche la presenza fisica di qualcuno a fianco di te ti permette di vivere meglio questa esperienza. Il nuoto poi è uno sport difficile da approcciare. Normalmente lo si inizia da piccolini perché sei obbligato a imparare a nuotare e quindi sei obbligato dai genitori. È un po' come una piramide, abbiamo una base molto 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 ampia, man mano questa base si restringe sempre di più, perché poi i bambini cominciano ad amare altri sport che sono sicuramente un po' più divertenti, come il calcio, il basket o la pallavolo, e per le bambine c'è la danza, eccetera. Pochi sono quelli che rimangono, anche se quei pochi poi sono un numero molto importante nel mondo, perché parliamo di 10 milioni di persone che fanno attività agonistica nel mondo del nuoto. Quindi il nostro obiettivo è quello di permettere a tutte le persone di avvicinarsi al nuoto con meno titubanza, meno paura, anche perché è uno sport che si fa nudi e quindi va a toccare una serie di problemi psicologici, di paure intrinseche a noi stessi, vergogna del proprio corpo, vergogna di confrontarsi con le altre persone. E TuSwim deve essere un mezzo che permetta a tutti quanti di poter invece rompere questi paradigmi, rompere queste paure e avvicinarsi in maniera serena a uno degli sport più salutari e anche più belli del mondo. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo visto che la tecnologia, soprattutto i social che arrivano con la tecnologia, hanno diviso le persone, li hanno rinchiuse in se stessi. E li hanno portati a non comunicare più. Basta vederlo quando si va al ristorante, ci sono tavolate intere di giovani, ognuno col suo cellulare, e non parlano più tra di loro, si messaggiano. Ma come la tecnologia è riuscita a far implodere il sistema di comunicazione, ma anche il sistema di stare insieme, così lo può fare esplodere e può di nuovo permettere alle persone di incontrarsi, avvicinarsi. E questo soprattutto nello sport può avvenire grazie alla tecnologia, perché può permettere alle persone che hanno le stesse domande, ad esempio, le stesse paure, oppure la stessa passione, di avvicinarsi, di conoscersi e di intraprendere, iniziare un percorso insieme. Nel nuoto come può avvenire? Io vado a nuotare da solo e se nuoto da solo e sono un appassionato di nuoto, sto una mezz'oretta, tre quarti d'ora in piscina. Ma devo dire, vi assicuro, da ex nuotatore, che dopo 5-10 minuti voglio di uscire, perché non ho questa motivazione, a volte la motivazione non è così forte. Avessi qualcuno a fianco,
con cui condivido l'allenamento, la semplice nuotata, riuscirei a chiudere i tre quarti d'ora, l'ora di nuoto, felice e contento di me stesso. Oppure sono una mamma che deve pensare che dove portare i bambini a nuotare e incomincia a farsi già una serie di problemi. Il bambino in piscina si ammalerà, prenderà il raffreddore, l'acqua sarà pulita e gli istruttori saranno bravi e qui e là, avendo informazioni, condividendo quelle che sono le esperienze di altri genitori, hanno la possibilità di riuscire ad abbattere quelle che sono le barriere, quelle che sono le problematiche e portare serenamente il bambino a nuotare. Il bambino avrà anche meno problemi perché sentirà la mamma tranquilla e lui affronterà questo nuovo percorso di vita che all'inizio non è facile, anche se cerchiamo di renderlo sempre più ludico, e gli permetterà di iniziare questo percorso con molta serenità. Quando noi abbiamo fondato AutoSwim, abbiamo incominciato a mettere a terra quelle che erano le idee, quelle che erano le strategie, non nasconderò, molto confusi. Abbiamo avuto però la possibilità, la fortuna di effettuare un percorso di accelerazione pre-seed con il Founder Institute di Palo Alto e che ci ha instillato quelle che erano, che sono il modo di pensare, il modo di affrontare una startup, la vita di una startup con tutte le difficoltà che la startup comporta. E questo ci ha permesso anche di capire, di guardarci a fianco, prendere dalle esperienze di altre società e naturalmente abbiamo analizzato quello che era successo anche in altri sport. Ad esempio nel running, un'applicazione come Strava, ce ne sono tante altre simili, ha permesso in pochi anni di creare una community di corridori e ha permesso di far crescere questa community. Siamo passati da 200 milioni di runner nel mondo a 600 milioni di runner nel mondo. E ci siamo ispirati alle nuove app e alle nuove startup che stanno nascendo nel mondo del padel o nel mondo del tennis, che ci hanno permesso di migliorare la nostra offerta e riflettere su quelli che erano i servizi che noi potevamo offrire ai nostri utenti e ai nostri appassionati di nuoto. La scelta dei partner con cui intraprendere il nostro percorso è stato un percorso abbastanza travagliato. Perché alla fine poi hai le idee, metti a terra una timeline, metti a terra una strategia, poi ci deve essere qualcuno che lavora con te e che sia esperto nella creazione di soluzioni digitali, soluzioni tecnologiche. E devo dire che la scelta del partner è anche una scelta che poi ti porterai avanti per tutta la vita della startup. Per carità, possono esistere poi, esistono sempre poi dei cambiamenti nel percorso, però la prima fase di crescita, che riguarda non solo i primi mesi ma diversi anni, è molto importante. È molto importante perché si crea una condivisione di obiettivi, di strategie e siamo arrivati a sinestesia. Siamo arrivati a sinestesia sapendo che andavamo a scegliere un cavallo di razza. Quindi abbiamo subito puntato a una società che ha un'esperienza decennale, più che decennale in questo mondo. E questo ci ha permesso, sono pochi mesi che stiamo lavorando con sinestesia, ci ha permesso anche di riflettere tanto e migliorare anche quello che è la nostra offerta. Migliorare ad esempio la user experience, porci dei problemi che fino ad ora non c'eravamo posti. Da sinestesia mi aspetto un rapporto diretto, franco, a volte anche un po' crudele. La capacità di dirci: guardate che in questo momento qua, se approcciate in questo modo, sbagliate perché abbiamo questi esempi qua che ci hanno raccontato e che ci portano delle esperienze che vi permettono di non fare gli stessi errori. Un rapporto diretto nello studiare quelle che sono le soluzioni migliori e le tecnologie migliori da inserire all'interno di AutoSwim. Ora AutoSwim è un neonato, sta crescendo giorno dopo giorno, stiamo cominciando a studiare quelle che sono le funzionalità, ad esempio quali sono le leve di engagement, di gamification che vogliamo inserire all'interno della società. E noi siamo un pochettino, sono cose che noi non conosciamo, quindi ci aspettiamo e siamo sicuri che lo otterremo
da sinestesia un consiglio giorno dopo giorno su quelle che sono le scelte migliori da effettuare per Twoswim.